Comune di Napoli, Tribunale e ASL Napoli 1 hanno siglato oggi un protocollo per lo sviluppo di linee di azione congiunte per famiglie e minori coinvolti in vicende separative e conflittuali. L'obiettivo è promuovere percorsi di valutazione a sostegno delle capacità genitoriali ed azioni di mediazione familiare. A tal fine saranno programmati incontri formativi e informativi e definito un protocollo operativo sulle modalità di collaborazione tra Comune, ASL e Tribunale nel lavoro di presa in carico delle famiglie. Diverse attività oggetto di questa nuova collaborazione interistituzionale saranno costantemente monitorate. Sempre tra Comune, ASL Napoli Centro e Tribunale è stato sottoscritto un secondo protocollo sulle procedure di intervento per l'effettuazione di accertamento sanitario obbligatorio e trattamento sanitario obbligatorio. Primo nel suo genere, l'accordo vuole definire le condizioni per l'attivazione dei trattamenti e le modalità di intervento. Mira inoltre a coordinare i soggetti coinvolti specificandone le competenze. Firmato anche dal comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito, il protocollo prevede lo sviluppo di una piattaforma software per la gestione dei dati in modo da razionalizzare le scelte operative e favorire verifiche periodiche. La necessità di avere un protocollo in cui le responsabilità siano ben distribuite, con l'unico intento di assicurare la salvaguardia della persona che continuamente va più debole, cioè che il malato, è fondamentale. Noi dobbiamo sapere perfettamente cosa dobbiamo fare, il personale medico che cosa deve fare, a tutela sia degli operatori che sono sul campo, sia anche della persona che in quel momento è più quello bisognoso di cura. Due protocolli davvero importanti, frutto anche di un lavoro interistituzionale che ci ha visto coinvolti sul tema del TSO, quindi il trattamento sanitario obbligatorio, e delle problematiche inerenti alle famiglie conflittuali. Sono entrambi procedure molto delicate, molto particolari, che hanno al centro un lavoro interistituzionale che ha a cuore il benessere dei cittadini.